finalmente. Ma io come faccio adesso senza il campus per tutti questi mesi? Potrai Adesso sopravvivere benissimo, benissimo. non ce la posso fare, aiutatemi. Comunque, stasera abbiamo delle chicche particolari, perché c'è Yvonne che è già pronta con una storiella bellissima che ci inizierà a raccontare. Giusto, Yvonne? Giusto, Sì, prontissima proprio. solo questo mi consola, Yvonne, che tu ci fai questa bella lettura che chi non la conosce, la nostra Yvonne, legge fantasticamente bene. Aspetta prima che leggo, poi lo diranno, insomma. Io vi saluto a tutti, non mi avete mai vista. E non è facile per me parlare online, quindi sono molto emozionata e comunque sono veramente contenta di essere a bordo di questa nave di persone sane di mente, no, Sandra? Ah, Bene, mica poco, eh. e allora io volevo. Ma no, che caldo, inizio già a sudare. E sì, io vi leggerò questa storiella. Ah, E prima che te. inizi, Yvonne, scusa. Dimmi, sì, vai. Avete tutti il bicchiere per il brindisi dopo? È in frigo. Io c'ho un brindisi particolare. Al Cos'è il curaçao, chinotto, perché Silvio? è certo Io. chinotto, Grande. una grande bibita. Vai, Ivonne, scusa. Ecco, vediamo se questa storia parla anche di cambiamento. Penso che il cambiamento è un po' in tutte le nostre vite, in ogni momento della nostra vita, e cambiare tante volte parte da noi e non sempre è semplice cambiare e a volte, anzi spesso, abbiamo bisogno degli altri. Gli altri sicuramente ci danno una gran mano anche nel cambiamento. Ecco, adesso vi leggerò questa storia e spero che vi piaccia. Allora, un attimo che guardo se riesco a condividere. Vedete già qualcosa? Ok. Sì. Ok, perfetto. Ok. Un giorno da Quala. Allora, aspetta che. Ok. In un luogo magnifico, allo spuntare dell'alba, quando la brezza è lieve e la luce del sole calda, un luogo dove le creature corrono selvagge e giocano libere. Un koala di nome Cesare se ne sta attaccato ad un albero. Scusatemi, devo uscire, ho sbagliato una cosa. Lo rileggo. Vai, In un luogo tranquilla. magnifico, allo spuntare dell'alba, quando la brezza è lieve e la luce del sole calda, un luogo dove le creature corrono selvagge e giocano libere, un koala di nome Cesare se ne sta attaccato a un albero. Un delizioso birbante grigio, come non ne avete mai incontrati. Morbido come la cosa più morbida, dalle orecchie pelose alle zampe. Adora stare stretto stretto al suo albero, pisolare al sole e masticare foglie e mazzetti. Cesare è terribilmente legato a queste tre cose. Sì, Cesare era il re pacifico di tutti i re pacifici. Lassù in alto si sentiva al sicuro, perché amava la vita tranquilla. Giù a terra invece sembrava tutto spaventoso, troppo veloce e troppo rumoroso e troppo grande e troppo strano. Niente da fare. Cesare non si muoveva e non cambiava mai. Aggrappato al suo albero, non tentava mai qualcosa di nuovo. L'amico Renato si fermava lì sotto e gli urlava: "Ehi, Cesare, perché non scendi a giocare?" "Ci penso", replicava. "Dovrei stare sulla mia pianta. Ho da fare." "No, mi spiace, non posso."
Perché no? Strillavano i canguri entusiasti. Perché? Perché? Ribattevano i dingo. Non c'è motivo di avere paura. Ma Cesare non era un soggetto troppo dinamico. Devo stare aggrappato, rispondeva. Ma grazie del pensiero. Cesare li vedeva chiacchierare e stare assieme e una parte di sé desiderava unirsi a loro, giù in basso. Ma sapeva che gli sarebbe mancata casa, specie sul tardi, al buio. L'intera faccenda era troppo rischiosa. Quell'avventura poteva attendere. Nonostante gli inviti, diceva sempre no. Sembrava che Cesare non potesse proprio lasciarsi andare. Così la sua vita era la stessa, ogni giorno. Le settimane andavano e venivano, e i mesi rotolavano via. Cesare rimaneva immobile, mentre il mondo attorno era in continuo movimento. Un giorno fu svegliato da un suono preoccupante. Ta-ta-ta-ta-ta! Continuava il suono. E beh, si stava trasformando in un gran botto. Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Staccati! Urlò la folla raggruppata sotto. Salta! Ti prenderemo noi! Lasciati andare! Ma Cesare era spaventato. Lasciarsi andare? No, non devo! Non lo farò! Cesare si teneva aggrappato. Mamma mia, proprio non posso! Boom, boom! L'albero cadde con uno schiocco e un sibilo. Si schiantò con un tonfo, con Cesare ancora bello attaccato. Cesare aprì prudentemente un occhio e alzò lo sguardo verso gli amici. Poi, artiglio dopo artiglio, si staccò. Si sentiva tranquillo e luminoso e felice e libero! Aveva pensato al peggio e invece stava bene, anzi, benissimo! Così, quando Renato alzò una zampa amichevolmente, Cesare non si trattenne. Appena i dingo chiesero, ora puoi stare qui a giocare? Senza pensarci troppo sopra, Cesare rispose, certo che posso! Da allora in poi, Cesare fu il quala che poteva fare, perché la vita può essere migliore facendo sempre esperienze nuove. Bello, grazie Ivon. Bellissima. Bene, brava, bellissima. Bella. Perché vedevo le foto, dovevo spostarvi, ho preso il libro a un certo punto. Cosa c'è dietro la zona di comfort? Sì. Ecco. Ecco, e volevo chiedervi se vi è arrivata questa storia, cosa vi è arrivato e se per voi ci sono stati momenti nella vostra vita o tuttora ci sono dei momenti nella vita che vi sentite un po' come il quala, che fate fatica a mollare delle sicurezze per riuscire ad arrivare a quel cambiamento che magari invece vorreste, che vi piacerebbe, che... Penso non sempre è facile lasciarsi andare, superare un po' le paure o quei comfort, quella zona, insomma, sicura. Ecco, quindi volevo lasciare uno spazio a voi per chiedervi cosa ne pensate, se vi è piaciuta la storia e cosa vi è rimasto anche. E raccontare magari qualcosa di voi. Anche in chat. Dai, dico io qualcosa. Allora, non mi sento proprio come un koala, però ogni tanto mi sento più un bradipo, no? Che vorrei fare tutto con molta più lentezza e proprio piano piano. Quello è un po' l'animale in questo momento che preferisco. Da molto a riflettere, cioè questa lettura, questa storia è molto bella perché fa riflettere
quanto abbiamo paura di iniziare qualcosa di nuovo. E che devo dire, il campus del cambiamento ha fatto superare queste paure, almeno a me. Buttarsi in questa avventura è stato molto bello, molto importante. E non mi sono fatta male. Andiamo avanti. Io passo la palla, eh. C'è Stefania che sta grattugiando le carote, mi piace. Ti passo la palla, dai. Buonasera a tutti, scusate, sono arrivata in ritardo. Ho ascoltato mezza storia, però posso dire la mia sulla zona di comfort che ho mollato da un po'. E quindi queste paure, no, del cambiamento, del nuovo, e per fortuna l'ho mollata da un po' questa zona e niente, si sta bene da questa altra parte, si è più sciolti e concordo con, non mi ricordo il nome, quella che parla prima di me, scusami, Sandra. Sul fatto di desiderare di essere un po' bradipi, sembra che il tempo non basti mai, bisogna fare le cose, bisogna fare tante cose, sia sempre poco tempo, e invece fare le cose con calma e assaporare il momento le fa venire meglio sicuramente. A chi passi, Stefania? Passo a Silvio, che lo vedo dopo Yvonne. Per me è come sempre buttarsi nel vuoto. Il salto, che il momento del salto è quando devi decidere. E quello è un momento che uno lo può far durare anche tutta la vita e non fare mai il salto, ma quando lo fai poi scopri che c'è un mondo che ti attende, per cui sempre bisogna farlo. Passo la palla a chi ha alzato la mano, che è Gabriella. Eccomi qua, mi hai ispirato tu, oltre alla storia, quando hai parlato di salto nel vuoto. E io invece lo definisco salto nel buio, ma perché secondo me quando fai un salto nel buio e hai saltato puoi accendere la luce e vedere tutto ciò che di meraviglioso c'è. Perché è un po' come c'è quella, non so come chiamarla, frase famosa, la paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire e non c'era più nessuno. Allo stesso livello, quando facciamo questo salto, è come se accendessimo la luce e nella lentezza, riprendo un po' le vostre parole, nella lentezza di un passo dopo l'altro, senza mai fermarsi, man mano facciamo luce, perché anche nel bosco di notte, noi qui spesso facciamo passeggiate nel bosco di notte, non abbiamo bisogno di vedere lontano, ma abbiamo bisogno di vedere dove appoggiare i piedi. Per cui basta quel centimetro alla volta. E allora identifico il cambiamento con questo, come un salto nel buio che appena spiccato fa accendere tante luci di meraviglia, di stupore e di benessere acquisito. E con questo passo a chiunque posso passare, passo a Lucia. Lucia, devi attivare l'audio. Che non ti sentiamo. Intanto sono arrivati altri, benvenuti, benvenute a questa festa, al Summer Talk. Eccomi. Allora, ecco, cerco un punto. Allora, io avevo ricevuto le vostre mail, ma il martedì per questioni di lavoro arrivavo sempre tardi e quindi non mi sono mai collegata.
Stasera invece, bloccata da una frattura all'alluce, sono qui e ho detto adesso mi collego. Grande, allora, grazie. Ecco, quindi. Grande Lucia. Allora, io il salto in alcune cose l'ho fatto, in altre invece sono proprio come il koala. Perché non sono sicura, appunto, ecco, esattamente come il koala. E quindi sono molto discontinua su alcune cose, le ho fatto anche tanto, su una cosa in particolare che riguarda la mia vita, la mia casa, invece sono esattamente come il koala, anche mi guardavo il koala, sì, cioè i capelli di un altro colore, ma io proprio ero lì sull'albero ancora, quindi... Però sotto non li vedo gli amici, cioè è, il problema è questo, è a volte c'è il buio, quindi lì c'erano gli amici e questo è il... rivoltiamo il problema. È questo, quando tu percepisci il buio e non percepisci il miglioramento, gli amici sono... Era una cosa importantissima, insomma, il koala lì sotto dagli amici. Tutto qua. E passo la parola a Gregorio. Gregorio, che ha difficoltà di parlare, ci ha mandato un messaggio, ve lo leggo. Ah. Non si finisce mai di saltare, a volte ricreo delle belle zone di comfort e mi posso sentire un ghiro che dorme beatamente nella sua tana. Poi, fortunatamente, spesso emerge un bisogno interiore di uscire dalla tana ed esplorare l'esterno da noi. Grazie, Greg. Silvio, ci sono due Gregorio, eh? No, è lui che l'ha scritta. No, ci sono due. A chi è stato passato? Vabbè, adesso la passiamo all'altro Gregorio. All'altro Greg. Se gli va. Sì, sì. Ciao a tutti innanzitutto. Io sono intervenuto un po' dopo, quindi mi sembra di capire che il tema è il salto. È giusto? Esattamente. Nella mia vita francamente non ho fatto tanti salti, qualcuno sicuramente l'ho fatto, mi è andata bene, in altri casi invece ho saltato e purtroppo sono caduto, quindi fa parte un po' della vita. Alla mia età comunque, tirando un po' le somme, e sto cercando ancora di saltare, perché credo che sia un po' quello il sale della vita e sia un po' quello che, per quanto mi riguarda, dia importanza alla mia vita. Quindi ben vengano i salti e se poi cadrò, pazienza, me ne farò una ragione, cercherò di rialzarmi, di curare un po' le ferite e di andare avanti. Ma credo comunque che il cambiamento, perché poi mi sembra che il tema sia anche un po' questo, il tema del cambiamento, e sia un po' il mio leitmotiv che un po' contraddistingue tutta la mia vita. Quindi penso che sia un aspetto fondamentale che poi in un certo senso dà il senso alla mia vita, scusate anche il gioco di parole. Quindi adesso non lo so se vale la pena essere un koala o un canguro. Ma certamente essere un po' l'uno e un po' l'altro comunque credo che faccia bene alla vita, alla mia vita almeno in particolare, ecco. Bene, io non vedo tutti, comunque aspettate che... Vedo una Stefania, non lo so se
Ah no, no. Vania ha già parlato? Ha già parlato, chiedo scusa. Yvonne, già parlato pure tu? Yvonne ha letto la firma, però... Io ho letto il libro, tu? Sì. Ti sei perso la lettura. No, chiedo scusa, no. No, però puoi dirci tu, Yvonne, cosa... Dire, sì, sì, sì. Vabbè, per me, sinceramente, questo salto, questo cambiamento... E quando ci penso è una parola che mi dà tanta energia, perché a volte tendo a veramente, forse come diceva Gregorio, a fossilizzarmi, a entrare un po' nella mia tana, e quindi quando sono nella mia tana, nella mia zona di comfort, dopo un po' mi manca quel qualcosa, quell'energia, per quella spinta per andare avanti, e quindi lo ricerco anche il cambiamento nella vita di tutti i giorni, ma anche nel lavoro. A volte anche fare sempre le stesse cose, cioè, un po' mi annoia, e ho bisogno proprio di ritrovare una spinta vitale per sentirmi meglio, insomma. Quindi leggo tanto la parola di cambiamento anche la parola energia. Ecco, grazie. E grazie a tutti intanto dei vostri interventi, e passo la parola a Claudia. E due. Ci sono due Claudia stasera. A una delle due e poi all'altra. Allora vado. Claudia. Contenta di essere tornata stasera dopo un po', e il mio cambiamento invece sarebbe quello di trovarla la zona di comfort, ecco, perché mi sfugge continuamente e invece mi perseguitano situazioni faticose in cui non riesco mai a rilassarmi, quindi mi piacerebbe saltare in un bel materassone soffice e rilassante. Quindi stasera penso a questa serata come una zona di comfort, ecco, dove incontrare gli amici che non da un po', e lei è parte della non zona di comfort, che comunque chiacchiera e fa il suo intervento, e quindi grazie per questo. Tutti i campus talk che avete fatto, che è stato veramente una bella scommessa e un bel percorso, siete stati eccezionali, uno a uno, una a una, e quindi ora c'è le vacanze, meritato riposo, e brave e bravi, grazie. E quindi l'altra Claudia. Probabilmente quelli che hanno il video spento non vogliono nemmeno parlare. Ragazze, fatemi sapere, potete intervenire tranquillamente se vi va, ovviamente, a noi fa tanto piacere. Una brevissima domanda, ma a settembre poi si ricomincia? Sorpresa. Voi volete che ricominciamo, perché poi dobbiamo capire che stiamo a fare. Ma sì, coalizzarsi a che fare col koala quando ci coalizziamo. Perché... Ma chi non interviene può anche scrivere un messaggino sulla chat se vuole. Io mi aggrapperei proprio l'aggrappamento. Mi dispiace che c'è. Che viene alla giù fine c'è staccato sto koala. Cioè, che secondo me, insomma, aggrapparsi ogni tanto. Non è male. Il problema era che lui lo faceva sempre, mi pare di capire, che non si staccava più quello. Il problema era quello. Si invidiava anche un po' gli amici che erano giù, che facevano altre cose. Esatto. Era proprio una paura. Okay, vedo che... Claudia... Scusate, sto facendo un attimo a botte con la tecnologia. O come ti capiamo, non hai idea. Mi sentite? Sì. Allora, io non sono riuscita a partecipare alle altre puntate precedenti,
Però poi mi sono trovata, diciamo così accidentalmente, ma nulla viene mai a caso, in questa ultima, in questo ultimo incontro. E mi è piaciuto molto la favoletta. Voglio essere molto concisa nel pensiero a tal riguardo. E diciamo che la mia vita e la mia anima ha fatto in modo di dare un bello sgrullone all'albero dove stavo, da brava koala, e dopo diverse cadute mi sto allenando per il triplo carpiato. Quindi ci adoperiamo ogni secondo e ogni attimo. E devo dire che tutto sommato è più divertente il percorso che non la meta. Quindi imparare a fare questo triplo carpiato è molto più motivante che non rimanere sull'albero, non si sa fare cosa poi. Io la chiamo più che zona di comfort, la zona di sconforto, ho imparato a chiamarla. Questo è la mia, il mio supporto alla serata. Grande Claudia, grazie. Grazie a voi. Non so a chi passare perché non so chi altro ha già parlato e chi no. Mancano, credo, Luca, Laura, AD18 Gabriella. Ha giudicato Luca perché è stato il primo nominato, quindi Luca. Ciao, io non so onestamente di che cosa stiate parlando se non di koala, per cui non so bene che cosa devo dire, salvo il fatto che mi fa molto piacere salutarvi in vista dell'estate e augurarvi una buona estate e un bicchiere presto a settembre. Luca, hai il bicchiere per il Brindisi? Dai, grande! Sì, in realtà sto anche uscendo, per cui ve lo faccio velocissimo il Brindisi. E poi mi seguirete virtualmente più avanti, un brindisi all'estate, al riposo, al rinnovamento. Grazie Luca. Sì. E passo la parola a chi lo desidera. C'è un messaggio di Laura che dice: grazie per l'invito, io al momento non posso parlare ma seguo con interesse. Il salto e il cambiamento li vedo come una grande possibilità per dare una svolta nella mia vita. Sto cercando di coltivare fiducia e coraggio per fare il prossimo salto. Vai, sì, Laura. C'è una faccina bella sorridente. Grande Laura. Gabriella, vuoi aggiungere qualcosa? Gabriella di 18. Vai. Ok. Non ho la luce dietro, eh? Non ti preoccupare. Vedete, vero? Sì. Sì. Ok. E non sono tanto abituata a parlare davanti a un monitor, quindi sono un po' restia a comunicare. Comunque mi sembra, mi sento di comunicare anch'io, ecco, mi sembra di far parte di questa grande famiglia che da poco che vi ho incontrato, che vi ho conosciuto, e saranno tre martedì, e sono contentissima e spero appunto che quest'autunno riprenderete il tutto e ci sarò sempre con argomenti nuovi, come il cambiamento, che è un salto nel nuovo, un cambiamento è perché sembra è il cambiamento della propria vita. E come cambiamento nella mia vita io ne ho fatti diversi e mi sono lanciata diverse volte, ma con intenzione, con volontà, perché lo sentivo. E l'ultimo salto che ho fatto quasi un anno fa, proprio anche lì convinta, tutto quanto, perfetto, benissimo, però sono caduta in una situazione che non me l'aspettavo proprio. E quindi sono ancora lì, stagnante, nel fondo, e so che devo saltare. Ecco. Quindi se finora ho sempre avuto l'intuito, la volontà, la voglia di fare, di cambiare, e adesso era come se mi fossi
caduta proprio sul fondo e adesso diciamo sto guardando oltre e sento di riuscire a vedere un cambiamento vicino. Ho delle bellissime persone vicino a me, fuori dalla famiglia, che veramente ringrazio tantissimo, che uno in un modo, l'altro nell'altro, e indirettamente, senza che loro sappiano qualcosa, ma... E quindi io ringrazio voi del vostro impegno, di quanto state trasmettendo e avete, siete riusciti a sbloccare me a parlare, perché è la prima volta. Vai Gabriella. Hai lasciato la tua zona di comfort in diretta praticamente, grande. Una bella koala. La chiamiamo koala coraggioso. Ok, non so chi devo chiamare io adesso, aspetta che sposto. Forse ci siamo tutti, ragazzi. C'è qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa? Se no, prendo Lucia, la parola. Manca. No, Lucia ha già parlato, credo. Sì. Vai, Vale. Allora, mi collego a questo tema del cambiamento. Allora, io personalmente sento che il cambiamento è sempre in atto, quindi questo della zona comfort è quello che noi percepiamo come comfort. E questa serata per noi del Campus Bene Comune è una serata molto particolare, vogliamo diciamo finire questo primo ciclo come una festa, perché per noi è un traguardo, perché di fatto siamo un gruppo di persone che con questo progetto hanno fatto un grande salto, ci siamo messi in gioco abbandonando in parte la nostra zona comfort e ritrovandola però in un gruppo in qualcosa che era più grande, no, di noi, e questo bene comune che abbiamo riconosciuto in questo bene comune. Quindi abbiamo traghettato la vecchia SRL in questa nuova associazione e i talk per noi sono stati un po' un progetto pilota, no? Che ci voleva in qualche modo, era un terreno dove potevamo sperimentarci tutti quanti, chi più chi meno, comunque era la nostra prima volta. Potevamo diciamo conoscere noi, entrare in contatto con la community, iniziare a capire, no, come muovere i nostri passi e quindi diciamo per raccontare un po' questo percorso il nostro Silvio ci ha preparato una piccola clip che ripercorre un po' i momenti cruciali dei vecchi talk e quindi la vorremmo condividere con voi. Grazie. Chi la manda? È vero, chi la manda? Pensavo la mandassi tu, condividiamo lo schermo. La mandi tu o la mando io? La mandi tu. Mandala tu, Silvio, se riesci. Ci posso provare. La devo cercare. Non ero pronto. Io lo so, vai tranquillo. Un intervento semiserio che abbiamo detto. Faccio una breve cosa sul salto nel vuoto. Perché no, non mi volevo focalizzare sul quala, cioè era giusto per dire due scemenze. E, perché proprio anche in questi giorni io ci ho pensato spesso al salto nel vuoto. E, secondo me, in realtà, è proprio una costante il salto nel vuoto. Cioè, continuiamo a sobbalzare, che è talmente costante che manco ce ne rendiamo più conto. Perché poi non dovremmo mai dare tante cose per scontato, no? Perché sono proprio sempre un salto nel vuoto. E francamente, appunto, è proprio il fatto che percepiamo quando abbiamo i sobbalzi, quelli un po' più grossi, no? Allora lì ci rendiamo conto che la vita è impermanente, che è, diciamo, è precaria, e per cui ci sono dei salti, ma secondo me sono sempre molto costanti. E questa è l'illusione, poi alla fine, no? La grande illusione che, non,
che non saltiamo, ma continuiamo, secondo me c'è un bel movimento sotto, non dico dove. Grande Fausto, grazie. Sei intanto, pronto adesso, che sono pronto, sono pronto. Ho dovuto improvvisare una roba. Ecco. Questi campus talk li stiamo costruendo insieme, sono proprio una creatura nuova. L'AIMSA, la prima condizione della non violenza è la giustizia. Sapendo qual è la filosofia di Gandhi, la giustizia per Gandhi ha a che fare con il bene comune. Come fai ad amare la realtà che costruisci, cioè tutta la realtà che costruisci? Dove termina la nostra azione? Noi mettiamo in moto un'azione, ma noi non sappiamo dove finisce. A me piace definire la comunicazione non violenta un processo di acquisizione di consapevolezza. La CNV è un mondo meraviglioso. I tarocchi per me sono una passione. Intanto partiamo dal fatto che fanno una proiezione nel nostro inconscio. È arrivata la stella. Con il professore Paolo Mottana, che ci parlerà di educazione diffusa. Allora, è chiaro che noi dobbiamo pensare che bisogna riformare completamente la struttura dell'esperienza educativa, ma dobbiamo metterli nelle condizioni di fare esperienza, perché l'esperienza, cioè una cosa che tu fai quando ti piace farla, resta dentro. Quella è apprendimento. Coloro che hanno costruito un progetto formativo che si chiama Guida Galattica per Clown, alzatevi da quella sedia e andate a recuperare materiale, rubarla alla suocera che abita al piano di sotto. Prendete tutti quanti la crema. Io, guarda, ho proprio la crema Wow Effect. Allora, prendiamo la crema e cominciamo a spalmarla nel nostro corpo, perché questa è rigenerativa. Mentre la mettiamo, sentite proprio... Wow. Allora, mindfulness. Harvard University ha dedicato tutto un settore del suo sito alla mindfulness. Ad occhi chiusi entriamo in un mondo più interiore. Nel corso di una giornata ci sono molte occasioni per fare mindfulness. Oggi tratteremo appunto le relazioni non violente in una scuola, ma anche parliamo di relazioni educative. Quindi la prima cosa, no, è che l'educazione è fatta del fare e non del dire, no? Spesso diciamo un sacco di cose belle anche, però l'educazione è data dal fare. Parleremo dell'energia del cibo. Detto, voi dovete sentire voi stessi, dobbiamo tornare di capire che cosa siamo. Noi siamo un corpo, un'anima, e se noi ci capiamo, ci ascoltiamo, se io mi mangio una mela, ogni volta dopo che mangio la mela mi sento male, non me lo mangio la mela, mi provo a mangiare qualcos'altro. Possa essere anche una meditazione, prepararsi qualcosa di buono da mangiare. Utilizzeremo la poesia per entrare in contatto con noi. Ogni parola ha una sua energia, immagino che voi abbiate delle sensazioni diverse quando venite in contatto con parole diverse. Per me partecipare a un corso non è soltanto trasmettere qualcosa agli altri, ma io apprendo. Il piacere di fare qualcosa, l'emozione che ci muove verso qualcosa. Il divertimento nel fronteggiare i compiti di sviluppo e i compiti di vita quotidiani. Sentirsi il fuoco dentro e proiettare il fuoco all'orizzonte per avere una luce appassionante per guidarci verso ciò che vogliamo essere, diventare, fare. Ecco perché è importante la concentrazione. Porre l'attenzione su se stessi e puntare la concentrazione su se stessi porta, come diceva Fritz Perls, ad ampliare la coscienza. Ad ampliare la conoscenza, ad ampliare la consapevolezza.
lavorare come naturopata, quindi utilizzo le piante, non solo i fiori di Bach, ma le piante in generale anche come rimedi per la cura. Quello che mi ha sempre attirato è il fatto di andare nella natura per comprenderne di più l'essenza, e poi mi sono accorta che quell'essenza riguardava anche me. Camminare in una direzione assieme vuol dire fidarsi e affidare la propria vita. Da quel momento abbiamo iniziato a sognare e abbiamo sognato un mondo completamente diverso. Grazie per esserci stati. Ci vediamo, se vorrete, il prossimo martedì con un altro Campus Talk. Eccoci. Grazie. Ma il prossimo martedì non ci vediamo, però. Ci prendiamo una volta più lunga. Mi è piaciuto? Bello, grazie Silvia. C'era Stefania, in uno c'era Stefania che faceva da mangiare. Stefania è sempre lì a far da mangiare. Senza Sandra. È l'orario, è l'orario. Vado sempre lunga. Bene. Allora ragazzi, quindi diciamo il tema centrale che rimane, diciamo, per noi il filo conduttore che ci guida in questo progetto è, come avrete ben capito, il cambiamento. E quindi vorremmo in qualche modo costruire con voi una nuvola di parole. Quindi adesso vi mandiamo in chat il link. Se aprite il link potete mettere le prime tre parole che vi vengono in mente sul tema cambiamento e vedremo costruirsi, diciamo, sulla lavagna che poi condivideremo tutte le parole che verranno fuori, così insieme potremo fare una riflessione su questo. Aspettate che ve lo facciamo vedere in diretta se riusciamo. Il link è già in chat. Sì. Quindi se volete potete già cliccare. Fatto. Ecco. La vedete, raga? Sì. Vorrei mettere l'anteprima. Eccola. Scrivete, scrivete. Trovate il link in chat. Quindi quelle più grandi sono le parole che sono state utilizzate più spesso. Sono le più gettonate. Sì. Quindi più persone hanno scritto evoluzione, consapevolezza, energia, la mia preferita. Coraggio. Qualcun altro che vuole votare? Disapprendere. Disapprendere. Respiro, andare oltre il limite, in stile molto koala. Ah, ma si potevano mettere più di una parola, cioè si poteva fare anche una frase? Sì, considera che se scrivi la frase ci sono meno possibilità che venga ripetuta, no? È certo. Poi più grande spicchi fra le altre, come coraggio.
energia. E già. Bella questa nuvoletta. Beh, evoluzione e consapevolezza sono pari merito, sembra. Mi sa di sì, assolutamente. Seguite da coraggio ed energia. Ed energia, sì. Greg, ma non devi metterlo nella chat, lo devi mettere nella nuvola di parole. Ha problemi di connessione, Greg, stasera forse non riesce nemmeno a tenere aperto. Forse perché non ha ricevuto la... Non hai il link, lo rimandiamo. Non hai il link, sì. Copia link. Aspetta, lo rimetto. Per Claudia, se riesci, clicca direttamente qui. Fausto ha fatto il koala. Dove l'hai trovato quel coalino lì? Le cose serie non le trovo, ma le cazzatelle sì. Perché fondamentalmente siamo dei burloni. Ok, mi pare che avete votato tutti, quasi, anche se vedo 13. Ecco. Oh, là. Adesso coraggio si è diventato a pari merito di evoluzione e consapevolezza. Sì, inizia. Chi è che non ha votato a parte me? Adesso subito puntare il dito te, eh? Per sapere se si vuole aggiungere, se aspettiamo, se chiudiamo. Mi fa pensare la parola pulizia. Quando pulisci casa sembra veramente un'altra casa. È un cambiamento. È vero. Vero. Ma è bella anche disapprendere. A me piace disapprendere. Bello, bello. Dai. Bello, piacevole. Sì, questa ce la teniamo, poi domani ve la mandiamo via chat. Questo lo dobbiamo pubblicare su social, Flo, è troppo bello. Assolutamente sì. Allora, ragazzi... Quindi come abbiamo detto, questi Campus Talk sono stati un po' un progetto pilota, ma noi abbiamo in mente di andare avanti e stiamo lavorando proprio per quello. E a questo proposito vi facciamo vedere velocemente, proprio al volo, il nostro meraviglioso sito che abbiamo aggiornato in queste settimane, in questi mesi. Non so se voi lo navigate, l'avete già navigato, vi è capitato, però se entrate sul nostro sito, che vi mettiamo in chat velocemente. Così Flo si vede che non stiamo facendo solo il Campus Talk, no? Assolutamente no. Facciamo tant'altro. Assolutamente sì. E qui trovate una sezione Chi siamo, in cui ci presentiamo un po' noi, presentiamo il nostro progetto dell'associazione. Quindi potete darci un'occhiata. Ma la cosa più bella che vogliamo farvi vedere è che siamo pronti per lanciare la nostra campagna di salvataggio. Nelle prossime settimane, prossimi giorni riceverete una mail, anche voi, in cui apriremo ufficialmente la campagna. Uno degli aspetti è che stiamo decidendo di tenere la quota associativa pari a 0 euro per tutto il 2023 e la cosa bella è che associandovi avrete subito accesso alla nostra biblioteca ispirazionale. Biblioteca ispirazionale che è formata da una selezione di corsi online che abbiamo fatto in passato, tutti in fruizione autonoma, li vedete qua. Sono tutti gratuiti, semplicemente iscrivendovi avrete accesso a tutti questi corsi qua che vedete. La biblioteca è in continuo aggiornamento, quindi nelle prossime settimane si arricchirà con ulteriori corsi
Quindi niente, questo ci tenevamo proprio a tenerlo come regalo di benvenuto per tutti voi che siete qua. Grazie. Con noi, che siete nel progetto e che ci supportate. Niente, questo volevamo proprio dirvelo. Ovviamente poi tutti condividono con famiglia, parenti, amici, no? Il nostro progetto. Condivisione proprio a go go. Dai, dai, raga. E allora, allora, questa era una serata particolare, quindi non era un vero e proprio campus talk come quelli che abbiamo visto, che abbiamo ripercorso anche grazie alla clip di Silvio. Era un po' una festa per stare insieme, continuare un po' a conoscerci e per salutarci, darci appuntamento quindi a, dopo la pausa estiva. Quindi settembre, ottobre, tenete d'occhio la mail, raga, perché ci sono un paio di belle novità che presto leggerete. Io direi che possiamo passare ai saluti. Intanto ci tenevo particolarmente a ringraziare Gabriella di Tempo di Vivere, che stasera è qua con noi. È stata molto carina passare a salutarci. Non so se vuoi lasciare un tuo saluto, Gabriella, fai pure, parola a te. Saluto tutti, ma soprattutto ringrazio voi del grande impegno e della volontà di creare qualcosa di bello, e si sente che ci state mettendo anima e cuore, e questo è importantissimo. Vi ringrazio veramente tanto e io forse che vivo proprio il cambiamento quotidiano, perché in Ecovillaggio non esiste una giornata uguale all'altra, vi auguro di vivere una vita come la mia, perché è proprio uscire dalle abitudini e svegliarsi la mattina e ringraziare per tutto quello che accadrà, che in ogni caso sarà meraviglioso. Questo è il mio augurio a tutti, per creare quel cambiamento che sia realmente un bene comune. Vi ringrazio di essere qui e spero che ci vedremo ancora da davanti in un futuro. Grazie Gabriella, che ci rivedremo, non soltanto online, mi viene da dire, vedremo cosa ci porterà questo campus. E adesso vorrei mostrarvi un video, perché alcuni amici non sono potuti essere qui con noi stasera, ma ci tenevano proprio a lasciarvi un saluto, e quindi per voi, raga, sperando di beccare la clip giusta, lo vedremo. Ok. Potresti dirmi, per favore, che strada devo seguire per uscire da qui? Chiese Alice al gatto. A questo dipende in gran parte da dove devi andare, rispose il gatto ad Alice. Bene, meditate, gente, meditate. Un saluto da Pierluigi Rizzini. Ciao. Care amiche del Campus del Cambiamento, grazie tantissimo. Sono molto felice di avervi conosciuti. La scuola è finita, ma non si smette mai di educare, perché ciascuno di noi fa parte di una propria comunità educante, e quindi io ci auguro di svegliarci tutte le mattine, prendere una gran boccata d'aria e immaginarci di trattare le altre persone come vogliamo essere trattate. Ecco, con questo vi ringrazio ancora e spero di rivedervi. Ciao a tutti gli amici del Campus del Cambiamento, sono Alessandro Rapattoni e ho avuto il piacere di essere ospite dei Campus Talk quest'anno con un laboratorio che si chiamava Una poesia mi ha detto crea. Io ringrazio tutti gli amici del campus, Sandra, Valentina, Florinda, Fausto e tutti, per avermi accolto così amichevolmente e per l'esperienza che abbiamo fatto insieme. Spero di rivedervi tutti e a presto, un abbraccio. Ciao a tutti, dietro ogni nostro difetto si nasconde una delle nostre migliori qualità. Ogni pianta ha in sé sia la qualità, la virtù, ma anche la tendenza, la possibilità di allontanarsi da essa. Quindi è la qualità che va a neutralizzare il difetto.
Riguardo a questo, il mio contributo stasera è di proporvi un piccolo gioco. Vi suggerisco di prendere un foglio, una penna e di creare una colonna di sinistra dove individuate qualche punto di quelli che voi vivete attualmente come limiti. E a fianco ad ogni punto, utilizzando l'intuizione e l'analogia, scrivete quale può essere la qualità, la virtù che non state esprimendo tanto da far crescere quel limite. Potete, per arrivare all'intuizione, porvi qualche domanda chiave. Cosa mi impedisce di fare questo limite? E facciamo fiorire i nostri limiti. E con questo vi saluto e vi auguro a tutti buona estate. Ciao! Carissimi, è stata un'esperienza bellissima con Campus Talk. Ricordatevi dell'educazione diffusa che ho appena iniziato ad illustrare. Ben presto l'educazione diffusa diventerà un corso e vi spiegherò come si fa a superare la scuola e a rimettere finalmente i figli al centro della nostra esperienza. Questi cuccioli d'uomo che ancora non abbiamo deciso se vogliamo fargli vivere una vita decente oppure tenerli imprigionati e sotto tortura dentro quei dispositivi terribili che sono le scuole. Quindi arrivederci a presto. Grande. Questi Campus Talk, ragazzi, erano partiti proprio come delle chiacchierate così informali fra di noi. Fatto sta che poi strada facendo si sono arricchiti veramente di persone meravigliose che hanno lasciato un contributo immenso, direi. Quindi niente, io sono molto felice, davvero. Ringrazio tutti loro che sono stati con noi. In chat i ragazzi vi hanno messo il link della playlist dei Campus Talk su YouTube, quindi se ve ne siete persi qualcuno, ragazzi, li trovate tutti, potete rivederli quando volete, anche perché so che sentire della nostra mancanza, ormai il martedì era diventato un appuntamento fisso, quindi sarà dura, raga, ce la faremo, vero Sandra? Ce la faremo? Adesso mi fai piangere un'altra volta. No, piangere. Dai, che dobbiamo chiudere in bellezza, anche perché, ragazzi, mi pare che ci siamo. Stasera siamo proprio un orologio svizzero, nonostante i mille imprevisti che abbiamo avuto. Siamo però, al Brindisi. Mi sa che Sandra ti passiamo la palla. Io prendo la palla perché così almeno, diciamo, riesco a sopportare un po' questo lutto, questa tristezza. Vi facciamo un po' ridere, dai. Allora, piccola poesia. Non mi lamento del cambiamento. Salgo sulla nave per prendere due fave. Mi piace viaggiare nei mondi che sono piatti e tondi. Ridendo, parlando, ballando e soprattutto cambiando, vi aspettiamo a settembre per nuove avventure, percorsi, webinar, discussioni. Così la medicina migliore è tanto amore. Brindiamo ad un mondo migliore. Ragazzi, aprite tutti gli audio, dai, prendete il bicchiere, facciamoci sto bel brindisi tutti insieme. Io c'ho il vino. Io c'ho un estate. Io c'ho il vino. Va bene tutto. Ragazzi, viva il cambiamento e viva tutti noi. E viva tutti. La vita. Viva. Viva. Salute. Viva. Salute. 100 di questi talk. Coalizziamoci tutti. Vai, vai di koala, vai. Koala forever. Allora, buona estate a tutti. Buona estate. Si rivede a settembre. Assolutamente sì. Ragazzi, vi abbraccio e mi raccomando. Avanti. Rimanete connessi. Buon cambiamento a tutti. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao.
la diretta? Sì. Fausto, dove è andato? Vale, riesce a staccare? Siamo ancora in diretta su Facebook. E ciao, amici! Buon'estate! Buon'estate, ciao, ciao! Come si blocca? Qualcuno me lo dica? Di andare sempre sui tre puntini. In basso, nella barra degli strumenti. Per rompi